un'edizione speciale di quelle che lanciano l'assist al prossimo anno per lo spettacolo che ha saputo regalare. Il Gran Premio Liberazione, nonostante le iniziali perplessità per un percorso che alla vigilia era considerato forse anche troppo selettivo per la categoria allievi, si è rivelato un successo. 90 atleti in gara, un buon afflusso di pubblico all'arrivo, per non parlare di tutti quegli spettatori assiepati lungo i tornanti della salita, che ha portato gli atleti verso Civitella. Merito soprattutto dei ragazzi in gara e del vincitore. Antonio Tiberi ha fatto rientrare nella normalità una corsa destinata a entrare con forza tra gli appuntamenti ciclistici aretini. Il 15° GP Liberazione, il primo con quasi 7 km di salita, di cui almeno la metà su strade bianche, non ha deluso le aspettative. Una corsa che ha voluto omaggiare Antonio Rosini, storico dirigente della Polisportiva Albergo, da sempre vicino al mondo del ciclismo, scomparso lo scorso marzo. E proprio alla memoria di Antonio è stato intitolato il Gran Premio della Montagna. La corsa, come di consueto, è partita da Civitella, con la deposizione di una corona di fiori al monumento dei caduti. Da lì il gruppo è sceso a valle, dove è iniziata la gara e dove sono arrivate le sorprese. Già perché chi si aspettava caduta in salita sullo sterrato si è invece dovuto confrontare con la caduta che ha coinvolto l'intero gruppo. Il risultato, corsa ferma per più di 45 minuti, due ragazzi soccorsi dai volontari di Croce Bianca e Misericordia. Da qui la decisione di togliere un giro alla gara e salire senza ulteriori indugi verso Civitella. Antonio Tiberi si conferma ancora una volta come il miglior atleta della categoria. Il ragazzo dell'Olimpia Valdarnese transita per prima il Gran Premio della Montagna tra gli applausi degli spettatori. A meno di un minuto ecco un gruppetto con in testa i ragazzi del pedale toscano e più attardati, di pochi secondi, tutti gli altri. Tiberi non si placa, il distacco aumenta tanto che all'arrivo il gruppetto alle sue spalle, attardato di due minuti, ingaggia una volata per il secondo posto, che vede trionfare della lunga su Benedetti, Draghi e Bagliano. Vincitore del 15° trofeo Liberazione, che quest'anno aveva avuto anche un tratto di strade bianche, Tiberi Antonio, GS Olimpia Valdarnese. Un applauso. Sì.